Buongiorno, buon Natale. L'arcivescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro Riccardo Fontana arriva all'ospedale di Arezzo il giorno del Santo Natale poco prima delle 16. È questa l'ora in cui dovrà celebrare la Santa Messa dalla cappella proprio all'interno dell'ospedale aretino, una messa dedicata a tutto il personale sanitario e a tutti i degenti. Sì, è un segno che manifesta una presenza costante. Io ho qui i miei tre cappellani che non hanno mai lasciato l'ospedale in tutti questi momenti di difficoltà e sono sempre vicini alla gente. Era giusto che il Vescovo, in qualche maniera, rappresentando tutta la Chiesa diocesana, fosse oggi il giorno di Natale in ospedale. Ringraziamo certamente la direzione generale della ASL e quanti hanno reso possibile questa presenza, che è un po' complicata perché, come sapete, l'ospedale è interdetto al pubblico, quindi l'idea di entrare dentro è già questo un bel segno di collaborazione e di attenzione. Però io voglio essere accanto ai malati e pensate, una cosa bellissima: tutte le stanze dell'ospedale hanno un apparecchio televisivo e si è fatto in modo, cioè la direzione ha fatto in modo, che tutti quelli che vogliono possono partecipare a questa messa che è celebrata per loro, per le loro famiglie, per le persone che soffrono nell'ospedale e per quelli che a casa soffrono di tribolazione, di attesa, di notizie, di tutto questo che fa parte della vicenda che stiamo vivendo. Soltanto tre le persone in presenza, tra cui i rappresentanti del mondo medico e infermieristico. Il Natale di festa diventa anche un Natale di attesa, di speranza per un futuro che ci auguriamo tutti sia migliore, un futuro che ci porterà anche a riapprezzare molto di più di prima la capacità di essere vicini, di toccarsi, di vedersi, di riconoscersi. E questo farà anche parte, speriamo, di un cammino di rinascita spirituale, di una riscoperta di un valore nuovo che è povertà, ma semplicità, bellezza e gioia di vivere e di vivere questa vita anche con tutte le sue difficoltà. Sì, la fede è quella che ci guida poi ad avere speranza nel superare tantissime difficoltà che quotidianamente si trovano nei vari setting ospedalieri. Pertanto questo è un grande momento, sicuramente un momento di forza che ci dà la speranza per guardare verso anche il futuro. Quindi un Natale, un buon Natale a tutti quanti.